Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Come vedete siamo arrangiati alla bella e meglio per essere su Pokémon Y, il primo video su Pokémon Y. Allora, ho cominciato con Chespin, Pokémon d'erba, come avevo anticipato nell'unboxing del gioco. Ora ve lo mostro. Aspettate, eccolo qua. Ah no, però lo mostra nello schermo inferiore, questo è un problema, aspettate. Eccolo qua. Questo è Chespin, Pokémon d'erba, per quanto mi riguarda è a livello 15. Mosse, vedete, azione, morso, frustrata e rotolamento. È una bella bestia, devo dire, abbastanza forte. Ho cominciato con il Pokémon d'erba, appunto, perché per chi non lo sapesse, per quanto mi riguarda è tradizione iniziare i nuovi giochi di Pokémon con il Pokémon d'erba. La prima run me la faccio sempre con il Pokémon d'erba. Sì, intanto usciamo da questa schermata che tanto non vedete nulla. E sono qui oggi, farò un video non troppo lungo in cui farò vedere come batto il primo capo palestra e credo anche come si evolve il Pokémon, perché a livello 15 credo si evolva al 16. Tanto questa è la nuova grafica del gioco, quasi in 3D, come vedete. In alcune fasi diventa anche un 3D vero e proprio. E in 3D sono anche le lotte. Questa dovrebbe essere la palestra, entriamo. Ecco qua, come vedete, palestra di Novartopoli. C'è un tizio qui, vediamo cosa dice. Sei emozionato, sei nervoso, non ti preoccupare, con te ci sono i Pokémon. O meglio, i tuoi Pokémon che devono ancora... Vabbè. Scendo da quel palo per raggiungere la stanza dove si trova la capo palestra. Un momento, prima che tu vada c'è una cosa che devi sapere. Cosa? Tutti gli allenatori di questa palestra usano Pokémon di tipo coleottero. Ok. Ah, ho dimenticato di farvi vedere un'altra cosa. Ovviamente non ho soltanto un Chespin, ma anche altri Pokémon. Vi faccio vedere la mia squadra, eccola qua. Aspettate, è un po' scomodo da farvi vedere, mi si sta anche chiudendo il 3DS. Allora, ecco qui la mia squadra. Oltre a Chespin c'è un Pampur, un Litleo. Vi faccio vedere così. Ok, eccolo qua. Poi c'è Panzer, Pampur e Pikachu, che è l'altro Pokémon che sto allenando. Vedete, a livello 9. Per ora sto allenando soltanto Chespin e Pikachu. Pikachu, peraltro, è molto forte, molto resistente. Ha molta resistenza. C'ho anche un Farfetch'd, poi, come avete visto. Ok, torniamo a noi. Torniamo a noi. Vediamo di andare giù. No, devo chiudere qua, altrimenti non vado da nessuna parte. Ok, e giù. Attenzione, attenzione perché Chespin è salito a livello 16. Vediamo se si evolverà. Prima dobbiamo battere questo. Vediamo che Pokémon manda. Combi. Pokémon che io non conosco. Vediamo un po'. Carino. Facciamogli un morso. Fenomeno. Brutto colpo. Vediamo se si evolve. Io non so neanche come sarà l'evoluzione. Non ne ho proprio idea. Eccolo, eccolo, Chespin si sta evolvendo, ragazzi, vediamo un po' cosa diventa. Chespin era molto carino, vediamo cosa diventa. È la prima evoluzione a cui assisto in questo gioco. Oh, oddio, è diventato tracagnotto. Chespin si è evoluto in Quilladin. Carino, molto carino anche lui. Speriamo sia forte. Bello. Quindi, ho assistito insieme a me in diretta la prima evoluzione, peraltro quello starter. E adesso, altrettanto in diretta, assisterete alla mia disfatta innanzi alla capo palestra. Andiamo. Adesso
Alizia ci fa una foto. È Violetta, la capopalestra di tipo Coleottero, prima capopalestra di Pokémon Y. Vediamo un po'. Surskit. Tanto mi squilla il telefono. Andiamo il nostro nuovissimo Quilladin. Lei ha solo due Pokémon, dai, forse ce la facciamo. Facciamo anche qui un morso. Fortissimo morso. Buono. Bolla. Sì. Fai attacchi tipo acqua, un Pokémon erba, bravo. Cos'è, oh? Ah, la velocità diminuisce. Vabbè, dai, un altro morso è andato. Attacco rapido. E riesco a fare sto morso. Eccolo. E fuori uno. Prossima sarà Vivillon. E che Pokémon è? Non lo conosco, forse non lo ricordo. No, non mi ricordo di questo Pokémon, non so se è nuovo o vecchio. Facciamogli. No, vi farei vedere un altro attacco, però. Azione, frustata, morso. Facciamogli azione, va. Facciamo azione, poi facciamo un morso. Oddio, che era? Oddio! Su efficace, minchia. Sbagliato. Ho sbagliato a fare azione. Cazzo, devo usare una pozione. Borsa. Terapie. Pozione, forse anche una super. No, vabbè, una pozione può andare bene. Vai. Poi magari nei prossimi video vi farò vedere anche altri Pokémon qui, però voglio rischiare di perdere. Usa azione anche lui. Dai, mannaggia la miseria. Ho fatto una cazzata a fargli subito azione. Facciamogli morso. Oh, ma posso giocare anch'io oppure. No, ok. Minchia, è forte questo. Ai 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 ai. Minchia, minchia, minchia. Usiamo un'altra pozione. Non voglio rischiare. Buono. Minchia. Fortissimo sto attacco comunque. Guardate. Allora facciamo di nuovo morso. Se riesco a colpire anch'io. È andato. È andato, ottimo. Abbiamo battuto il primo capopalestra. Andiamo avanti, mamma mia, 475, va al 17 già, buono. Olè. 1920 mi ha dato, buonissimo. Tu e il tuo Quilladin siete proprio una coppiata perfetta, fantastici, semplicemente fantastici. Ecco, questa è per te. Ed ecco qua, signori, la prima medaglia. No, la medaglia insetto. La medaglia insetto e i Pokémon fino a livello 30 seguiranno puntualmente due istruzioni. Anche se hai ottenuto tanti scambi. Anche questa è per te. Una macchina tecnica come prima valuta. Ah, vediamo un po' che mossa è. Ah, sì, lo buono. Buonissimo. Vedrò chi posso impararla. Insegnarla. Potenziale istantaneamente una mossa un Pokémon. Che neanche ne posso usare tutte le volte che vuoi. Ah, mamma mia, buonissimo. Buonissimo sto attacco, mamma mia. Adesso si esce dal retro, come funziona? Sì. Vabbè. Usciamo da qua. Carina sta palestra. Che vuole il tizio? La medaglia insetto, beh sì, sono venuto qui apposta, non è che sono venuto a perdere tempo, Perché non fa un salto a lui e Luminovoli? Ma per prima cosa poi il centro Pokémon per fargli mettere in sesto la squadra, sì, beh, direi sì. Devi dire altro? Speciale della vittoria, il tuo nome è stato inciso su queste sculture, addirittura. Figo. Bene ragazzi, io direi che chiudo qui questo video, non voglio farla troppo lunga, avete visto la prima evoluzione in diretta del mio Chespin in com'è quella, di non mi scordavo il nome. Sì, Quilladin. E avete visto anche la prima medaglia del primo capopalestra. Fortissimo
farò altri video, arriveranno sicuramente. Stavolta non farò come Pokémon Nero 2, che poi ho lasciato un po' perdere, questo lo finirò e arriveranno puntualmente altri video, non preoccupatevi. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti, ciao.